Signore e signori, genitori, professori, dirigente scolastico, buonasera. L'orchestra delle classi seconde della scuola media Padre Pio di Torre Maggiore vi dà il benvenuto e vi ringrazia per essere intervenuti al nostro appuntamento musicale che conclude l'anno scolastico 2021-2022. È doveroso ringraziare dirigente scolastico professor Matteo Scarrato per l'attenzione che rivolge da sempre alle attività musicali del nostro istituto comprensivo via Pietronelli. Questa sera l'orchestra è formata da circa 40 alunni delle classi seconde del corso di indirizzo musicale. Vogliamo pertanto ringraziare i nostri docenti di strumento, i quali hanno guidato e coordinato l'attività artistica. Nello specifico ringraziamo la professoressa Concetta Caputo, docente pianoforte, il professor Luigi Cicchetti, docente di tromba, la professoressa Barbara Concianti, docente di chitarra, il professore Pedro Spagnoli, docente di strumenti e percussioni, e il professore Marco Taurisani, docente di flauto. Tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. L'opera conosciuta in tutto il mondo, tradotta in 9 lingue diverse e rappresentata in 20 paesi, ha come tematica la diversità e la lotta per l'accettazione della persona. Questa storia non ha un lieto fine, proprio perché il genere umano deve ancora imparare ad accettare le sue danze. Notre Dame de Paris torna in tournée in tutta Italia dopo 20 anni dalla prima in teatro, proponendo il cast originale in quanto quest'anno compie 20 anni. Buon ascolto.
James Bond Tea è il tema principale che caratterizza ogni pellicola di James Bond, dal film Doctor No fino all'ultima produzione. Il brano scritto dal compositore londinese Martin Norman utilizza un ritmo pop anni 60. Il James Bond Theme è stato registrato per la prima volta il 21 giugno 1962, utilizzando 5 sassofoni, 9 ottoni, un assolo di chitarra e una sezione ritmica. Buon ascolto!
Caraibi, oltre i confini del mare, la colonna sonora dell'omonimo film, diretto da Rob Marshall, firmata da Hans Dilper, con la collaborazione di Rodrigo I. Gabriela. Alla stesura dello spartito della spartitura hanno collaborato anche i compositori Eric Whitrack, Edoardo Cruz e Gottfried Zanelli. Buon ascolto.
grazie per il brano del bis. Vorrei ringraziare la collega Sottamanna per la stesura dei volantini, degli inviti. Grazie. La grafica. Thank you.
liberare questo auditorio. Allora, bravissimi tutti quanti, ragazzi, come al solito ci fate fare sempre delle bellissime figure. Quindi bravissimi anche i docenti di strumento, il professore Cicchetti di tromba, e quindi il professore Daurisani, professoressa Caputo, professoressa Cocciardi, professore Spagnoli, penso che ho detto tutti dei professori, quindi bravissima questa orchestra. Poi noi abbiamo altre orchestre, la nostra comunità è molto complessa, abbiamo 936 alunni, 150 personale tra docenti, personale ATA, e chiaramente poi ci sono, di questi 936 alunni abbiamo tutti i genitori, per cui la nostra comunità è molto complessa. E quindi oltre a questa orchestra, diciamo, abbiamo anche un'altra orchestra, che è tutta la parte dei servizi amministrativi e la parte dei collaboratori scolastici, grazie a cui questa rappresentazione è stata possibile, anche perché abbiamo quest'altra orchestra che è meno visibile, però vi garantisco che senza della quale non potremmo fare assolutamente nulla. E poi abbiamo anche chiaramente il consiglio d'istituto, dove sono presenti i genitori, quindi anche grazie a quell'organismo noi possiamo realizzare tutto questo. Il consiglio d'istituto impeccabile, perché siamo riusciti sempre a fare tutte le sedute, a portare avanti tutti i progetti che abbiamo deciso in maniera molto collaborativa. Quindi grazie a tutta questa comunità, dicevo, a tutte queste orchestre che devono chiaramente coordinarsi tra di loro, che è possibile fare questo. Non è semplicissimo, ve lo dice uno che poi partecipa a tutte queste organizzazioni, diciamo, a queste orchestre. Quindi chiaramente come dirigente mi devo interfacciare con il collegio dei docenti, che devo tener conto delle problematiche amministrative dei servizi dei collaboratori scolastici, devo tener conto delle esigenze dei genitori, e quindi a mia volta devo coordinare un po' tutte queste cose. Grazie appunto a tutta questa collaborazione è possibile avere un auditorium, è possibile perché dobbiamo tenere dei finanziamenti, questo l'abbiamo realizzato 5-6 anni fa, non di più, e chiaramente c'è stata tutta un'attività amministrativa da dover fare, di progettazione. Tutto questo lo facciamo per un obiettivo, per formare delle persone, non è che lo facciamo perché questa sera ci piaceva ascoltare musica e quindi l'obiettivo era semplicemente divertirci con l'ascolto della musica. L'obiettivo chiaramente sono loro, quindi noi dobbiamo avere sempre presente quello che, perché lo facciamo. Lo facciamo per far crescere delle persone, no? La persona umana. Io dico sempre che normalmente non siamo persone, normalmente siamo degli esseri biologici, cioè siamo degli esseri viventi come la scimmia, come le altre. Poi noi con l'educazione facciamo diventare questi esseri delle persone. Quindi il nostro obiettivo che dobbiamo tenere sempre come riferimento sono loro. E penso che l'obiettivo, mi sembra, che siamo sulla buona strada. Cioè, ognuno di voi, insieme alla scuola, deve metterci un po' di attenzione, un po' di cura, come si dice, bisogna avere relazioni di cura. Penso che voi avete cura dei vostri figli. Stesso discorso, dobbiamo avere noi cura dei nostri alunni per farli diventare persone. Tra due giorni festeggeremo la festa della Repubblica, ecco, significa anche formare delle persone che poi siano dei buoni cittadini. Anche questo dobbiamo avere sempre in vista. Noi dobbiamo formare anche dei buoni cittadini, perché la società deve essere una buona società. Una società dove c'è molta delinquenza, dove c'è molta devianza giovanile, dove non è una buona società. Per cui tenere sempre presenti i valori della Costituzione italiana. Quindi tra due giorni, se qualche volta perdeteci un po' di tempo, perché dobbiamo sempre averla presente, perché sono scritte delle cose importantissime: la difesa dei valori, la difesa dei diritti della persona. E quindi anche il quadro di come si è buoni cittadini dobbiamo tenere presente. Quindi fra due giorni, quando festeggeremo la festa della Repubblica, vi invito anche a dare una breve lettura, almeno alla parte iniziale, dei principi
della Costituzione italiana, perché grazie a quei principi dovete tenere presente quei principi anche quando ci aiutate ad educare i vostri figli. Non mi dilungo più, buona serata a tutti, ci rivedremo con alcuni di voi, quelli che hanno i figli in terza, per il concerto delle terze, magari anche per quelli di prima. Buona serata a tutti e grazie per la partecipazione. Stefano Di Pumpo, l'alunno del professore Taurisani. Intanto lui si è fatto il liceo musicale, è un ragazzo che ha fatto qui il liceo musicale e poi insomma ha continuato e quindi ci sta dando questa grande soddisfazione. L'orchestra delle classi seconde. Grazie a tutti e buona serata.